Molto bene, eccoci qui. Allora, siamo qui con Marta Bechis, Neo Pantera, e Jenny Barazza, Old Pantera. Adesso mi dà un pugno perché giustamente oggi sto un po' insistendo un po' troppo, no, ma la nostra è una giovinetta ancora. Compirà, sì, hai preso già la patente? Bene, ecco, appena fatto la patente, mentre lei è una veterana invece, guida già da molto tempo. Bene, allora ragazzi, siamo qui perché sta per partire questa stagione. Allora partiamo da non voglio dire la vecchia guardia, no, invece dalle nostre giovani pantere rampanti. La nostra Jenny che dall'alto della sua esperienza dell'anno scorso, cosa ci può dire del campionato di quest'anno? Ma sarà una stagione emozionante come quella precedente e niente, speriamo di far divertire il pubblico, che venga tanta gente a vederci e niente. E delle nuove compagne che cosa ci puoi dire? Bravissime! Qua vi voglio adesso. Sì, se vuoi puoi dirmi le parolacce sull'orecchio destro e dopo dici invece quello che non pensi al microfono. No, vabbè, sono tutte bravissime, il potenziale è altissimo quest'anno e quindi cercheremo di fare del nostro meglio. Ecco, adesso volevo aggiungere qualcosa perché non riesce a stare zitto, è incredibile. Qui al mio fianco Marta, ecco, allora Marta, volevi aggiungere, scusami? No, ho detto che che è stata brava, cioè adesso ho fatto solo complimenti, è stata carina. Assolutamente, sì, direi che... Le cose così crude, doveva dire no, devono lavorare di più, sono giovani, devono stare in palestra, invece è stata brava. Quello gli si leggeva sulla fronte adesso onestamente, comunque, non so, giustamente dice non sono mai contente, no? Ma allora sentiamo invece, cerchiamo di mettere un po' in difficoltà Marta adesso, cosa invece pensi delle tue nuove compagne? No, adesso a parte gli scherzi, sono davvero molto contenta perché in realtà ormai sono da un mese e mezzo qui e quindi ho iniziato piano piano ad inserirmi nel gruppo e mi sono davvero fin da subito trovata molto bene. Ho visto anche le vecchie presenze qui, non vecchie ma perché erano già qui dall'anno scorso e avevano creato già un'ottima base proprio, un bel gruppo davvero affiatato ed unito e si lavora proprio bene in palestra. Quindi. Bene, ecco, e da un punto di vista della società hai notato, che differenza hai notato con la tua vecchia società, diciamo, da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista della tranquillità, non lo so, del lavoro, eccetera, ci sono delle differenze? Vabbè, però così mi vuoi davvero mettere in difficoltà. Si vedono tanto gli zoccoli, la coda da diavoletto, le corna, non lo so. Io, l'anno scorso è stata una stagione difficile, nel senso che vabbè, tutti lo sanno, è sotto gli occhi di tutti, anche sui giornali, anche ancora oggi non si sa quale sarà la sorte di Chieri Torino e quindi si sa che è stato un anno complicato. Sicuramente qui ho trovato molta stabilità, solidità e un gruppo giovane, con passione, con voglia di lavorare, che dà l'anima e che pretende giustamente. Perché dà tutto il massimo per far sì che funzioni tutto bene. Certo, ecco, torno un attimo da Jenny anche per chiedere un'altra cosa. Allora, sono cambiati tutti e due i palleggiatori quest'anno, per cui è una difficoltà in più ovviamente, soprattutto per i centrali, per trovare tempi, distanze, eccetera. Già dalle prime amichevoli, cioè le ultime fatte, mi sembra già che un po' di affiatamento si sia già trovato comunque. Ma sì, dopo tutto Bechis è bravissima. No, vabbè, è normale ci siano un po', diciamo, degli automatismi ancora da rodare, ma insomma stiamo andando bene, abbiamo lavorato tanto già da agosto, quindi aspettiamo adesso insomma di trovarci meglio anche con Carli e poi basta. Bene, adesso non so se i giornalisti qui presenti vogliono fare qualche altra domanda, perché la mia fantasia, diciamo, ha raggiunto. Ecco, sì, magari no, vogliamo certamente invece chiedere qualche cosa sulla serata di oggi per chiudere, quindi per andare all'argomento proprio della serata, quindi anche il motivo per cui hai accettato di fare la testimonial Marta Bechis e diciamo sei contenta di essere qui questa sera? Sono assolutamente contenta, sono orgogliosa di poter essere una voce dell'associazione Cuore d'Arena e quest'anno insieme a loro cercheremo davvero di promuovere le loro campagne e le loro iniziative, quindi credo che la loro sia stata questa la scelta, no? Nel senso per far sì che possiamo
io e Jenny possiamo promuovere in maniera efficace insieme anche a tutte le altre ragazze della squadra il loro credo e le loro iniziative. Assolutamente. Jenny, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, volevo dire che essendo arrivata un po' tardi l'anno scorso, a metà stagione, ho avuto comunque la possibilità di partecipare a iniziative anche con la squadra di Cuore d'Arena. Per me, cioè, mi hanno colpito moltissimo, soprattutto visto che sono anche mamma, mi hanno toccato nel profondo. E quindi per me è stato un onore avere questa proposta da Mauro, che è alla fine il portavoce dell'associazione, e spero di essere all'altezza con Marta di questa grande realtà. Bene, allora noi ci uniamo senz'altro a questo coro di consensi e facciamo i migliori in bocca al lupo per questa stagione, e facciamo i migliori in bocca al lupo anche a Cuore d'Arena per queste grandi iniziative che nobilitano comunque il nostro sport e danno uno spessore anche che va al di là del mero atto sportivo, no? Quindi grazie a voi e grazie alle Pantere per la vostra disponibilità. Grazie a tutti e buonasera.